oggi. Mi devo mettere. Allora, come abbiamo annunciato, questa sera faremo lettura pubblica assieme del documento Appello ai cittadini per le prossime elezioni amministrative comunali. Due solo parole per introdurre questo appello. Qui alla Casa dei Mori abbiamo lavorato, abbiamo ragionato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, attorno alle questioni che riguardano la città. L'abbiamo fatto sui temi, l'abbiamo fatto sulla questione rilevante della democrazia cittadina e abbiamo promosso un'iniziativa che ha portato qui molti consiglieri comunali di diversi gruppi politici, cercando di ragionare su qual era lo stato di salute della democrazia della città. Ed è proprio a partire da quello che abbiamo in qualche modo visto, che abbiamo studiato, che abbiamo ragionato assieme, che si è mosso a elaborare questo documento, un documento che è ora online, quindi che è già da ora, da questo momento pubblico, su www.veneziacambia2015.org e che sostanzialmente dice alla città: proviamo a discutere assieme sulle questioni, uscendo dalle logiche di appartenenza politica. No, adesso lo leggiamo. Perché ci siamo resi conto che effettivamente questa cosa non funziona più e che ci sia bisogno di un percorso partecipato che coinvolga tutti i cittadini. Allora, io direi che possiamo cominciare a leggerlo. Comincia Giovanni. Appello ai cittadini per le prossime elezioni amministrative comunali. La democrazia, titolo è, certo è difficile, la democrazia è una gestione del pubblico in pubblico, è uno slogan che viene da Bobbio. La vita a Venezia è in continuo peggioramento, il governo della città è lontano dai cittadini, chi amministra non sta contrastando il declino della città, di acqua e di terraferma. Soffriamo come cittadini di un grave distacco dalla politica, sentiamo il bisogno urgente di una reale rappresentanza per una gestione trasparente e democratica, in particolare dei beni comuni. È ormai chiaro che l'attuale amministrazione comunale è, agli occhi dei cittadini e degli stessi elettori che l'hanno sostenuta nel 2010, molto al di sotto della sufficienza. Che questo risultato negativo sia anche dipeso dai lasciti delle amministrazioni precedenti o da una congiuntura generale ostile, poco importa, soprattutto perché il consuntivo di questa amministrazione non ci aiuta a preparare e a progettare la prossima. Risulta altrettanto insoddisfacente il ruolo dei partiti, incapaci di essere cardine del confronto tra cittadini e amministratori, un confronto che non può esaurirsi nel solo momento del voto. Ci pare dunque improbabile, nei pochi mesi che ci separano dalle elezioni della primavera del 2015, una ristrutturazione interna delle formazioni politiche locali, una riorganizzazione che consenta la formazione di un nuovo programma e la selezione delle candidature comunali al di fuori dei soliti giochi di potere, delle oligarchie di partito e delle lobby che ne condizionano le scelte. Siamo convinti che l'elaborazione del programma e la proposta delle candidature debbano invece avvenire attraverso un'intensa partecipazione dei cittadini. Solo così sarà possibile avere un nuovo e più efficace governo della città fondato su un diretto confronto con l'elettorato durante tutto il mandato. Pubblico che consenta di individuare i temi fondanti per costruire il programma, la selezione delle candidature, compresa quella di sindaco, e l'indicazione degli assessori principali. È una scelta importante
perché per almeno 5 anni sul piano locale ciascun amministratore dovrà dedicarsi a un fondamentale servizio pubblico, contribuire a ricostruire una visione alta e condivisa per Venezia, per i suoi abitanti e per i territori in cui vivono. Un progetto costruito con i cittadini, capace di valorizzare risorse e competenze per metterle a disposizione della città. Pensiamo che si debbano dare risposte convincenti a tutti i veneziani, compresa quella larga parte di cittadini che non pensa di votare chi che sia e che, stante la situazione attuale, potrebbe decidere di disertare le urne. Non volendo né votare turandoci il naso né rimanere semplicemente a casa, vogliamo aprire un percorso partecipato che abbia un obiettivo chiaro: rimettere al centro i bisogni della città e la sua comunità, disegnare un progetto di cui i cittadini siano protagonisti. Proponiamo dunque ai cittadini, a prescindere dalle appartenenze di partito, di partecipare a questa difficile sfida e di contribuire attivamente alla formazione del programma. Non si tratta di rinunciare alla politica, anzi, né di mettere in questione le singole militanze partitiche. Di fronte alla sfiducia politica dilagante, la nostra principale ambizione è di riguadagnare i cittadini alla politica e la politica alla partecipazione democratica. Per compiere questa scelta proponiamo alcune coordinate di riferimento. 1. Dobbiamo avviare un rinnovamento totale dell'amministrazione, un rinnovamento che superi l'inerzia e il conservatorismo nel governo della città, che segni la fine del trasformismo politico e che rimetta i cittadini al centro delle decisioni pubbliche. 2. Dobbiamo rigenerare le regole della democrazia, riportare le decisioni nelle sedi istituzionali, rispondere ai bisogni piuttosto che agli interessi, garantire piena trasparenza nei processi amministrativi e far valere la pratica della decisione condivisa, del monitoraggio e della rendicontazione continua come strumenti effettivi di democrazia partecipativa. 3. Vogliamo un'amministrazione dalla parte dei cittadini, che garantisca meno sprechi e più risorse per abitanti, dimoranti e ospiti, che persegua insieme efficienza pubblica e utilità sociale. 4. Per il benessere generale e l'equità vogliamo un cambiamento che metta al primo posto le persone più fragili e vulnerabili, che tuteli il patrimonio pubblico e i beni comuni, che consideri i diritti, l'ambiente e la salute come beni non negoziabili. Vogliamo un'economia per tutti, capace di sottrarre spazio alla rendita e di riconoscere valore sociale ed economico all'ingegno e al lavoro, con meno grandi opere, con più cultura, più cura e manutenzione della città, più servizi alla persona. Vogliamo una Venezia che non si rinneghi, una città che guardi al mondo, aperta ed inclusiva, e che il mondo guardi con attenzione e stima. Un luogo ricco di opportunità culturali, di nuove produzioni materiali e immateriali ad alta intensità di lavoro e ingegno. Una città dell'artigianato, del turismo sostenibile, della bellezza. Chiediamo dunque ai cittadini di aderire a questo appello, partecipando alla costruzione comune di un programma che indichi obiettivi e metodo di governo per la selezione di candidatura secondo criteri di competenza, di indipendenza e responsabilità, e per un confronto continuo con la città durante tutto il periodo di governo per valutare della massima trasparenza le azioni necessarie e i risultati ottenuti.
Su questi criteri possiamo individuare alcuni temi che richiedono di attivare gruppi di elaborazione programmatica animati da persone interessate al bene comune. Lavoreremo perché ne possa derivare un percorso via via più allargato, in grado di dar vita a un programma sugli obiettivi fondamentali di governo. Lavoreremo perché proprio attraverso il percorso comune sia possibile individuare le migliori persone da candidare con criteri di massima condivisione e partecipazione democratica, attivando per questo anche strumenti potenziati di primarie. Ecco dunque i temi su cui ci proponiamo di avviare il lavoro comune. Per un turismo sostenibile dobbiamo individuare regole che non siano determinate come oggi dall'esclusiva attenzione alla quantità, ma che garantiscano la tutela della città e della laguna e il rispetto della vita quotidiana dei residenti, dimoranti e lavoratori. Politiche per il turismo che sappiano proporre modelli diversi di soggiorno e di comprensione di Venezia, della sua storia e del suo immenso valore presente. Modelli che aprano per tutti e in particolare per i giovani non precarie opportunità di lavoro e di attività creative equamente retribuite. Questo era il punto A. Il punto B parla della politica per la residenzialità, una politica che limiti e controlli la trasformazione degli alloggi in strutture ricettive e che investa nella creazione di alloggi per i residenti. La casa e la qualità dei servizi di trasporto sono state le promesse più gravemente disattese dall'attuale amministrazione. E al punto C, un grande programma di lavoro che metta a sistema le enormi potenzialità delle infrastrutture materiali e immateriali disponibili, che formuli un'innovativa strategia internazionale di sviluppo sostenibile per Porto Marghera e che investa in modo non speculativo e opportunistico sulla riqualificazione e rivitalizzazione di Mestre. E poi al punto D, per una nuova legge speciale. È un tema di grande urgenza perché Venezia possa finalmente riprendere il controllo sulle proprie acque, perché la città ritrovi una voce autorevole per proteggere la laguna da utilizzazioni distruttive, preservandola da interessi economici miopi e di corto respiro. E ricordo che c'è un progetto di legge speciale che molti di questi punti già contiene. Per dar consistenza alla città metropolitana, Venezia sia protagonista nella ridefinizione delle politiche di area vasta, con dimensioni e qualità che consentano di governare le trasformazioni del territorio e della laguna, senza piegarsi agli interessi dei promotori di grandi infrastrutture e dei poli speculativi che ne derivano. Al punto F, per un sistema delle società partecipate totalmente riorganizzato, che riporti in diretta amministrazione o comunque sotto un più stringente controllo tutto ciò che ora alimenta interessi divergenti da quelli dei cittadini e una galassia di poteri di sottogoverno. Al punto G, per un rapporto più stretto e positivo fra città e università. L'università è una risorsa essenziale per la vita cittadina. Per valorizzare questa relazione occorre sostenere le iniziative di apertura internazionale, la qualità delle relazioni culturali e scientifiche, affrontare seriamente il tema della residenzialità studentesca e tutelare il patrimonio edilizio universitario. E infine il tema H, per i beni comuni storici, artistici e culturali, lavorare per un uso che ne assicuri la conservazione e che sia motore di un'economia diffusa sull'intero territorio, non solo per eventi e rappresentazioni, ma anche con stabili funzioni di ricerca, formazione, attività artigianali e produzione culturale. Questi sono i tavoli, i temi intorno a cui sarebbe molto opportuno che cominciassimo insieme a lavorare. A tutti i lettori. Ovviamente. Sia poi nelle altre, nel profilo Facebook, nel blog di Fondamente, eccetera.
Questo penso che tutti quanti siamo d'accordo che sia un modo per poter far sì che questa prima uscita pubblica, che volutamente abbiamo fatto senza organizzare né conferenze stampa né contatti diretti con i giornali, perché pensiamo che bisogna anche costruire un percorso che sia il più ampio, il più libero, il più autonomo possibile. Chi poi vorrà evidentemente dare attenzione a questa iniziativa lo farà e lo deciderà, però noi ci rivolgiamo innanzitutto ai cittadini di Venezia. Ora, la cosa penso che sia utile che innanzitutto, se possiamo scambiare qualche commento su questo documento, che è stato un lavoro che evidentemente è semplicemente l'inizio di un ragionamento, è il punto di inizio, non è un punto di arrivo, però è fondamentale perché qui si costruisce un'idea, una proposta di piano di lavoro, un piano di lavoro articolato che mette al centro le questioni tematiche che adesso sono state lette, ma che mette soprattutto al centro un metodo nuovo e diverso, e quindi è fondamentale che questa cosa dia il segno della diversità. Purtroppo Venezia ha conosciuto, soprattutto negli ultimi direi 10 anni, una serie di promesse, di dichiarazioni di intenti, di programmi puntualmente non mantenuti, a partire da quello del sindaco attuale Orsoni, che nel 2010 aveva un programma di grande interesse su alcune questioni, ma puntualmente disatteso. Ecco, io penso che bisogna cambiare radicalmente questo modo di fare politica, e per farlo ci vuole una grande onestà intellettuale, il riconoscimento delle pratiche e direi due cose fondamentali: l'apertura alla città, costruendo luoghi effettivamente di dibattito e di scambio, e il coinvolgimento diretto di tutte le associazioni cittadine che oggi sono impegnate, alcune con grande evidenza anche internazionale, sul ridare una speranza e una prospettiva a Venezia, una visione di città. Ecco, credo che questo documento, il primo atto che deve compiere è quello di invitare tutte le associazioni cittadine, sia impegnate su questioni specifiche, sia su questioni territoriali, a partecipare a questo dibattito. Vai, Maria Rosa. Allora, io prima di tutto sono molto onorata di aver avuto come parte di leggere le cose concrete che dovremmo fare. Allora, per concludere questa concretezza, qui ci sono le schede dei AH tavoli che mi piacerebbe che questo documento propone di aprire. Queste schede sono lì, mi piacerebbe che voi, leggendole, guardandole, vi scriveste come desiderio di partecipare a quelle che sentite più nelle vostre corde, nelle vostre volontà, nella vostra voglia di partecipare. Ok? Grazie. Grazie. Un suggerimento per accelerare questo processo del rinnovamento. Noi qui, con tutti i problemi che abbiamo, questi sono tutti elencati, questi temi contenuti nell'appello e anche altri, sono tutti all'interno di un sapere accumulato negli anni e che si è tradotto in disegni di legge specifici della legge speciale. E allora io dico, per cominciare a lavorare, sarebbe bene che ognuno di noi potesse essere perfettamente a conoscenza del disegno di legge che abbiamo presentato con Casson a fine della scorsa legislatura, che affronta in maniera specifica questi temi, dal trasporto alla residenza, all'attività produttiva, all'area metropolitana, cioè a praticamente qualsiasi amministratore si rifà sempre alla legislazione speciale per Venezia. Tant'è vero che la stesura delle leggi speciali per Venezia vengono sempre dagli amministratori locali o dalle comunità locali. L'altro elemento è che gli obiettivi che vengono indicati devono essere rapportati con la macchina comunale. E cioè, noi vediamo che
nel momento in cui uno si insedia e dice di volere alcune cose, anche con decisioni non condivise, anche perché ci sarà da fare della guerra molto profonda secondo me, quindi decisioni condivise non le vedo tanto, però deve anche indicare la strumentazione attraverso cui con la macchina comunale riesce a raggiungere gli obiettivi, e quindi lì si può anche fare una cernita con delle priorità, e quindi abbiamo una facilità di percorso su questi temi. Armando Danella è iscritto all'ufficio nel gruppo D, che sarebbe legge speciale. L'ufficio. Scusami, il punto I. Leggilo per favore. La professoressa Vittadini, altri temi altri per temi. Un lavoro comune. Ovviamente, dai, proponi, per cortesia. L'altro tema, secondo me, è un progetto giovani che non c'è mai. Benissimo, e sei diventato il referente del gruppo Progetto Giovani, che adesso ti iscriviamo. Progetto Giovani, che non è l'università, che non è l'università, ma sono le nuove i nuovi giovani, quelli che vanno a scuola, ma anche in rapporto alle famiglie, comunque, che sono sempre trattati come dire, la normale amministrazione. Non è vero, hanno dei bisogni specifici e diversi e crescenti nel tempo e diversificati nel tempo. È un'attenzione dell'amministrazione comunale, che non è che non ci sia, no, ovviamente, però è assegnata agli uffici, no, normale burocrazia. Invece la politica dovrebbe occuparsene maggiormente in maniera più puntuale. Allora, non sono referente del progetto Giovani, ma estensore di 5 righe sotto le quali quelli che vorranno si affiancheranno a questo progetto. Io lo aggiungo, okay. Gruppo I. Gruppo I. Gruppo I. Perché c'è di uno, di due, speriamo. Sì. C'è la possibilità di mettere tutto anche sul sito? Sì, sì. Per iscritto. Posso? Prego. Vai Stefano. Allora, tre cose, forse non saranno tutte gradite, ma io credo che valga la pena di dirle. Sì, 4 anni fa alcuni, non, una piccola parte dei presenti, avevano provato a fare questo che stiamo ricominciando a fare. E io credo che bisogna essere molto chiari fin dall'inizio, perché tutti, non voglio fare nomi, non voglio citare nessuno, però avevamo provato a mettere insieme tutte le energie, i comitati, le associazioni che nell'ultimo tempo avevano lavorato, parlo dell'anno prima delle elezioni ultime. Pensavamo di mettere in piedi una lista civica a partire da chi si era attivato in città e in tutta una serie di situazioni attive con criteri sacrosanti come questi. Allora io vorrei dirlo prima, insomma, sta cosa, che dopo non succeda che lo dichiariamo prima dove vogliamo arrivare, perché io credo che non ci sia altra strada, perché c'è una frase qua che non... Io ormai sono senza partito, ma qualcuno può avere una tessera in tasca, è bene che ce lo diciamo sta cosa, che probabilmente significa fare l'etichetta sopra, non la so, ma vuol dire fare una lista civica e vuol dire che vai in contraddizione con la lista di quello che eventualmente è il tuo partito. È chiara sta cosa? Perché io ho dovuto litigare sulla sanità, su non voglio, insomma, tutti riunioni, assemblee, programmi, eccetera, poi al momento del dunque 3/4 sono scomparsi, è chiaro? Allora bisognerebbe dirlo prima, che dopo non venga fuori che c'è la contraddizione tra avere o aver avuto una tessera in tasca e poter fare una lista. Il nome, la sigla della lista non sta adesso da decidere, però è una lista che ovviamente non dice, va in contraddizione, in competizione con altre forze politiche, chiaro? Quindi io vorrei che questa cosa venisse esplicitata, perché oltre a tutto non è un problema, non è solo di dichiarazione, è che o noi riusciamo ad agganciarci, tu hai usato una parola che mi va ovviamente benissimo, associazioni, può darsi che le associazioni in quanto tali, alcune siano disposte a dare una mano, alcune no. Forse è più facile avere rapporti con i comitati, perché da Lido, che ce n'è almeno due grandi campi di lavoro, all'Arsenale, all'Umberto I qua dietro, al Poveglia, al di là di come vada a finire, eccetera, le energie sono di quel tipo lì. Quindi sono quei mondi che vanno da un lato agganciati per garanzia di un risultato, dall'altro
offrire anche energie nuove, persone da mandare in avanti. Prima cosa, a me pare dirimente, perché ho già fatto sto lavoro due volte, anche 10 anni fa. Anche 10 anni fa ci avevamo provato in modo più debole, 5 anni fa in modo molto più robusto, alla fine la nebbia è scomparsa e ognuno è tornato o a casa propria o nella casetta calda o aspettando tempi maturi. Altre due cose di merito invece. Capisco tutto e c'è il modo di scriverlo, però vorrei anche qua che fossimo molto chiari, perché questa roba è cara da almeno 20 anni. Noi, io ho bloccato per 8 anni tutti i cambi d'uso degli appartamenti, ok? Parliamoci chiari, ce n'è di spazio e di volumi, ce ne sono, previsti moltissimi ancora dagli anni 80, addirittura anche aree nuove. Parlo della famosa storia del cantiere di Sant'Elena, o parlo di altre cose che adesso non voglio citarvele. Però non c'è bisogno di cambiare neanche un appartamento dichiarato residenza, perché in questa situazione non c'è poi, limitiamo un po'. Ciò che è classificato residenza resta, ne abbiamo già fatti fuori molto più della metà. Gli appartamenti catalogati come appartamenti, non ho detto di scriverli in modo tecnico, voglio che ci capiamo però, perché certo che l'altra parola che va usata è che va ripopolata Venezia, ma non me lo faccio più dire da 3 sindaci, Cacciari, Costa, che siccome questo è secondo loro un centro storico, anche se perdi abitanti non c'è problema, no? Ce lo siamo sentiti dire in tutti gli ultimi anni. Allora, a me pare che su questo secondo ragionamento, chiarire il concetto che Venezia va ripopolata e comunque gli appartamenti non si toccano, perché spazi in più ce ne sono e sono previsti già dal piano del 90, quindi aree, volumi e spazi ce ne sono finché si vuole, non si danno gli appartamenti per altre funzioni, perché dopo li faremo, perché gli 8.000 appartamenti di un Cacciari, gli 4.000 di un Costa e avanti così sono zero dopo 10 anni, quindi sta roba deve essere chiara. Capisco che il turismo invece è un problema più complesso, mi va bene come mi ha voluto su sta roba, perché lo scontro cominciato 20 anni fa con D'Agostino è cominciato qui, sui cambi d'uso degli appartamenti, sul spopolare o ripopolare Venezia. Terza e ultima cosa, ancora più complicata, però anche questa vorrei dirla subito, perché anche qua da mesi e mesi, da un anno o due, l'equivoco continua. Stefano, però sintesi, perché per scrivere ci teniamo. Scusa, faccio veloce. Faccio veloce. Sì, però va bene, chiedo scusa, ma... Allora, la città metropolitana... Ci sono 3 sindaci che dicono che, siccome dobbiamo fare massa critica, funziona con 3 province, Venezia, Padova, Treviso. Io sto dicendo che abbiamo lavorato per 4 anni votando all'unanimità, con 24 comuni e l'unanimità del Consiglio Comunale, spiegando che la città metropolitana, al di là della parola per me infelice, è il sistema urbano giornaliero. E cioè sono più o meno, dopo discutiamo, 24 comuni, sapevamo anche come scambiare Condevigo con Vigo Novo, per dire che dopo le cose, anni di lavoro e centinaia di pagine di ricerche, allora dirlo chiaro che la città metropolitana non è il numero per fare massa critica. Io ero anche contento quando, scherzando, Zaia ti dice che città stato, città Länder, vuol dire Berlino, vuol dire Berna, vuol dire Brema, vuol dire Amburgo, va bene, vuol dire però poteri che vanno addirittura al di là della regione, non ho tempo di articolare, però il nodo è tutti i giorni sul tavolo, perché io sono andato, ed eravamo in pochi, a scontrarmi con Folin, con di nuovo De Michelis, con la regione, a dire che loro nei convegni ci spiegavano che era Padova, Venezia e Treviso. Allora, o chiudiamo la regione, o Padova, Venezia, Treviso, Verona e Vicenza sono la regione Veneto. La città metropolitana di Venezia è il sistema urbano dentro il quale ho finito. Ci sono 2 cose che vanno fatte convivere anche questi anni di lavoro, che sono la città d'acqua e la città di terra, perché hanno 2 modi diversi di vivere e di lavorare, che vuol dire che all'interno di una unità di vita complessiva nessuno ci ripropone più un altro po' di asfaltare
prima le sublagunari, poi non so, sono due culture e modi di vivere diversi che stanno benissimo assieme tutti i giorni, ma una è una città d'acqua, la terraferma, e l'altra è una città di terra, scusa, viceversa. Allora sti nodi, siccome sono tutti i giorni sui giornali, è bene che li cominciamo a dire subito. Maria Pia e poi Mario. Riprendo un attimo dal primo punto da cui è partito Stefano, cioè sono d'accordo anch'io che occorre innanzitutto far chiarezza e ricostruire un'appartenenza nuova a questa nuova cosa che si vuole far nascere, non soltanto dal punto di vista di chi è stato in passato membro di un partito, ma anche da quella gran parte di cittadini che non si riconosce più nei partiti e che quindi appena sente che dietro un movimento, dietro qualcosa c'è un partito, si tira indietro. E quindi è vero che occorre rivolgersi alla società civile, ai comitati, che hanno dato dimostrazione di essere molto attivi sul territorio e di sapersi anche organizzare. Però con estrema chiarezza, e quindi dire esattamente, cioè non soltanto una scaletta di cose da fare, perché queste sono state dette un sacco di volte, molti di noi ancora non sanno bene cosa sono quei progetti, quindi è un modo nuovo di comunicare, non sono io in grado di dire qual è questo modo, però ho provato in questi anni anch'io ad entrare in varie organizzazioni che provassero a mettere assieme i movimenti e ancora non siamo riusciti. Grazie. E quindi, Mario, e così magari si può introdurre anche un metodo. Sì, no, ma io infatti volevo dire che con Stefano sono molto in accordo con le cose di merito che ha detto, come molto spesso mi capita. Mi pare di essere in disaccordo, se ho capito bene, sul metodo, e credo che sul metodo dovremmo cercare di uscire da questa riunione con qualcosa in mano. Cioè, io non credo, almeno la mia idea è che questa cosa non deve diventare una lista civica. Spero che non ci siano elementi che ci costringono a farla, ma l'ipotesi è totalmente diversa. Cioè, è il metodo Poveglia applicato alla politica. Cioè, a Poveglia è successo che un gruppo di cittadini, anche giovani, famiglie con bambini, è molto raro che a Venezia questo succeda, ha preso un tema, ci ha messo del proprio anche sul terreno economico, anche se è assurdo di comprare un bene pubblico, però ha fatto uno sforzo dicendo ci interessiamo. E qual è la parte di metodo che mi interessa riportare qua per un'iniziativa di, come dire, persone più mature che fanno un ragionamento sul governo amministrativo di questa città, perché Venezia 2015 vuol dire arrivare alle elezioni. È un metodo diverso, dare la parola ai cittadini, però come a Poveglia, mettendo a disposizione gratuitamente le proprie competenze, qui ce n'è molto, per costruire un piano di governo della città e un metodo di governo della città. Allora, i punti che ha letto Maria Rosa. Vanno bene, potranno essere ampliati come già è successo questa sera, però su questi dobbiamo ragionare. Io la discussione di merito la rimanderei ai singoli punti. Io credo che vada deciso alcuni tempi, per carità, non da tagliarci la gola se non riusciamo a fare la cosa in una settimana, ma alcuni tempi per arrivare a riunire i gruppi, a ricostruire una discussione plenaria con i risultati dei gruppi, a rimescolarli, eccetera. In modo tale, sono molto d'accordo con te sul problema che non si tratta di andare in cerca della stampa, dei media, eccetera, ma di fare una discussione tra di noi e poi rivolgersi ai cittadini e, come dire, saltare in questa fase in media. Facciamo questa discussione, mettiamo giù i punti. Credo che io, per esempio, mi sono iscritto al tema delle aziende partecipate pubbliche perché ritengo che sia uno dei compiti essenziali dei comuni è occuparsi dei problemi sociali. Cioè, l'assessorato ai servizi sociali è un assessorato importante e credo che qui manchi un pochino tutto il tema che riguarda l'attenzione alla disabilità, alla diversità, a questi problemi dei quali io mi sono sempre occupato per mestiere in qualche modo. Perché io credo che ci sia un tentativo molto rischioso che si sta producendo di creare una situazione in cui l'assistenzialismo diventa business e lo sta diventando veramente anche in questa città. Il problema è che chiaramente nel momento in cui parliamo di questi problemi che riguardano l'assistenza ai disabili, agli anziani, eccetera, eccetera, abbiamo a che vedere con una serie di strutture cooperative, altre, per cui è chiaro che non è molto semplice fare una riflessione su questo tema.
sistema, però non possiamo nemmeno far finta di niente. Questo io credo che sia una cosa sulla quale occorre riflettere, perché ci sono delle forme, diciamo, di reistituzionalizzazione. Io ho lavorato molto tempo sul superamento dei manicomi, quindi so sta cosa, ma si stanno creando nuove istituzionalizzazioni, e su queste istituzionalizzazioni c'è chi ci guadagna, quindi bisogna anche ragionare su questo. Proprio in relazione a questo, un codicillo rispetto a come sono presentati i temi oggi, non varrebbe la pena, lo chiedo a chi l'ha steso, un bellissimo lavoro, però non varrebbe la pena anche di mettere accanto alla proposta tutto ciò che per la singola proposta non è avvenuto in un modo sbagliato o non è avvenuto finora? Perché non basta, secondo me, dire che l'amministrazione comunale è al di sotto della sufficienza, bisognerebbe dire perché è al di sotto della sufficienza. Bisogna segnare gli errori rossi e gli errori blu, come si direbbe, rispetto a quelle cose che qui sono indicate, proprio anche per creare un'attenzione maggiore, io penso, da parte di chi ci può essere un nostro interlocutore su questi argomenti. Una risposta di metodo a Maria forse che può anche aiutare. La questione che noi immaginiamo è poter lavorare veramente in maniera parallela su più livelli. Allora, c'è un livello che è quello dei tavoli, c'è un livello che è quello delle associazioni, dei comitati, per cui io non vedo distinzione, nel senso che sono battaglie importanti, pezzi concreti di esperienza politica in città che vanno coinvolti, ascoltati, portati dentro questo percorso. Il terzo livello è quello che vorremmo provare a fare senza bisogno di inventarci strumenti sofisticatissimi, ma avere un sito internet, avere un blog, avere la possibilità, già adesso è possibile lasciare commenti sul documento, cioè se entrate adesso sul sito c'è la possibilità di lasciare commenti, tanto di dare un giudizio anche molto secco sul documento e di lasciare un proprio contributo. Attiveremo presto un blog, c'è già il blog di Fondamente che è al servizio di questo percorso. Io penso che tutte queste cose sono pezzi di strumenti di ricostruzione di una democrazia cittadina. Chi vuole? Sì, prego Katia. Mi devo mettere vicino perché sennò sì, non si sente. Non preoccuparti. Io ho sentito delle bellissime parole e dei bellissimi interventi. Io volevo solo dire che ho captato, no, come sempre poi si captano le cose più interessanti, la parola giovani, che è stata molto interessante per me, perché in effetti anche guardandoci tra di noi c'è questa mancanza, e quindi c'è necessità di coinvolgere le persone giovani che hanno delle necessità evidentemente diverse dalle nostre, oppure anche dei problemi diversi da quelli delle persone che sono qui oggi. Poi ho sentito un'altra parola che mi è piaciuta molto, che è stata partecipazione, io direi deliberativa, nel senso che oltre a dare la possibilità di esprimere giudizi sui programmi che usciranno dai tavoli, sarebbe anche importante dare le informazioni di persone che sono autorevoli, proprio perché non sono legate a nessun partito o a nessuna cordata elettorale momentanea, per cui le informazioni ai cittadini in questo blog ci starebbero su fatti concreti di persone le cose che interessano alle persone. E la terza cosa, e finisco, è il tema dei diritti civili, che mi vede molto molto interessata, e io direi anche della laicità della città, perché molte delle cose che noi vediamo, molto anche denaro viene speso per cose che tutto sommato forse non sono proprio quelle che ci interessano di più, e questa è un'informazione che non viene data. Anche questo sarebbe giusto divulgarlo, sarebbe giusto saperlo, e sarebbe giusto che i cittadini potessero decidere dove dare di più il denaro. Se faccio un esempio concreto, far vivere, non lo so, dei preti in qualche modo su una certa chiesa in un certo qual modo, oppure per un asilo nido piuttosto che un'altra cosa. Ecco, grazie. Volevo riprendere una cosa, il discorso che faceva Cristiano, poi, perché c'è stato un problema molto grosso e non so neanche se sarà anche il problema cruciale, perché è vero che bisogna
rifarsi a quelle che sono le pratiche dei movimenti, però abbiamo anche da un altro lato un po' la crisi dei movimenti, nel senso che i movimenti prendono un obiettivo, quando è finito l'obiettivo ha finito anche di esistere, e quando esistono tante volte sviluppano pratiche al loro interno che non sono neanche tanto edificanti, ci sono di nuovi personalismi, insomma, cioè il problema della voce sì, 30 secondi dopo viene la tracheite. No, il problema è che bisogna trapiantare il metodo della democrazia anche sul fronte della politica, sul fronte istituzionale, e qua il problema è che quando si fa qualcosa va sempre a finire in termini di lista, di tempi della lista, e abbiamo visto anche 5 Stelle con tante belle cose, quando sei sul piano istituzionale sei fregato dalle dinamiche istituzionali, come minimo a finire propaganda politica, però a parte quello all'interno poi è un macello. E siccome c'è il problema aggiuntivo anche che la lista ha dei tempi stretti, non c'è molto tempo di lavorare, come fare? Nel documento lì viene indicato una via, è la via della democrazia partecipativa, solo che è uno dei tanti punti, essendo uno dei tanti punti rischia, dovrebbe essere il punto della... Quando abbiamo cominciato, come i Mori o ancora prima su altri fronti, si diceva che questo è l'obiettivo di fondo, cercare di sviluppare una forma di politica che sia basata sulla partecipazione, il coinvolgimento, si parla e ci sono già anche strumenti, ci sono anche tentativi di pratiche, questo è il punto, per cui ogni cosa, la formazione nella lista o il coinvolgimento dovrebbe essere focalizzato e finalizzato a questo obiettivo, perché è quello che dobbiamo proporci, e se si fa la lista dovrebbe servire come metodo di sperimentazione di questo tipo di intervento, che è la cosa più importante, non è una cosa breve, non è una cosa di un anno, è una cosa che sta durando già da qualche anno, che bisogna buttarci dentro la benzina delle energie, delle risorse, che va portata avanti nel lungo termine, però questo è il punto. Al di là poi degli obiettivi, perché sappiamo tutti come le liste o i programmi elettorali si stia poco a farle sulla base di tanti contenuti, non costa niente buttarli dentro. Quel che costa è sperimentare pratiche diverse, di solito qua si fallisce, a livello personale ognuno di noi sa i fallimenti che si trova. Quindi questo diventa metodo e anche contenuto, è la cosa fondamentale assolutamente da avere ben in chiaro. Si può anche praticare, si deve praticare la dimensione istituzionale, ma in fondo è completamente diversa, questa è la scommessa. Devo tenerlo ben preciso, se no andiamo subito a finire contro i primi scogli, cioè le prossime elezioni amministrative. Il mio italiano non è buono, ma mi piacerebbe parlare due parole sull'esperienza in Spagna del 15M. Non so se sapete, è un movimento con una grande forza internazionale e parallelo all'azione politica. Perché il 15M sono disuelto dopo fare tantissimo ruido e fare... sciolto dopo aver fatto tanto rumore. Sì, e perché due ragioni. Una, il movimento assembleario era terribilmente piano, lento. La decisione, il movimento assembleario, non si poteva prendere a tempo perché sempre aveva un debate continuo. Questo ralentizzava l'azione. Per non andare con gerarchia, il deciso era terribilmente lento, e due, perché finalmente fu strumentalizzato per la destra per andare fuori del potere allo socialista. Strumentalizzato dalla destra per uscire fuori dal socialismo. E in questo momento, che hai ragione, è la Spagna più importante per un 15M, non è possibile questo 15M perché sta penalizzato l'occupazione della strada. Finalmente ha dejado una decepzione più forte in la cittadinanza, perché dopo un grande sforzo e una grande illusione, grande delusione per tutta la città, perché per tutta la cittadinanza, tanto, sì. Ma non c'è stato un risultato immediato, e in questo momento non ha capacità di reazione, questa è un po' l'esperienza del 15M, che è un gran movimento organizzato parallelo all'azione politica, ma finalmente senza risultati politici. Aprendere de los errores de estos movimientos, dónde están los problemas, y crear una acción política, tener una acción política clara. No se puede hacer una acción paralela solo de debate.
Certo, grazie. Non si può fare una bella parallela solo. C'è qualcun altro? Sì, prego. Io ho soltanto una domanda, vengo in centro perché voglio che mi diate una risposta se non la capite. Cioè io mi rendo conto, in questo momento io ho questo dubbio, io mi rendo conto che cercate una partecipazione per quanto riguarda i programmi e le candidature, però qui io leggo e non capisco tanto. Solo così sarà possibile avere un nuovo e più efficace governo della città fondato su un diretto confronto con l'elettorato, ecco, durante tutto il mandato. Vi chiedo i metodi, che ce lo chiediamo in questo momento, che si vorranno sviluppare e perché non li so. Grazie. Giovanni, vuoi rispondere tu? Questo è un tema fondamentale, anzi avrei voluto dirlo dopo, come una delle conclusioni. Il tema fondamentale non è tanto costituire una lista civica, quanto cercare di mobilitare la nostra capacità di controllare quello che capita nell'amministrazione. Può essere che si discuta di creare una lista civica, ma non è il tema centrale. Il tema centrale è di inventare momenti costruiti di controllo delle pratiche politiche. Prima si parlava delle partecipate. La cosa che impressiona tutti noi è che non si sa cosa ci capita dentro, cioè per quanto siano organi che possono avere un significato democratico importante, eccetera, eccetera, di fatto non ne sappiamo niente. Quando sono venuti a raccontarci 9 consiglieri comunali di tutti i partiti che loro non sapevano grosso modo cosa capitava, perché tutto era deciso dal sindaco e dagli amministratori e dalla giunta, abbiamo avuto questa impressione tragica che non ci fosse neanche nei teorici nostri rappresentanti eletti nel Consiglio Comunale la capacità di controllare quello che stava capitando in questa città. Allora il vero problema, il vero tema che ha ispirato questo nostro sforzo, diciamo, è quello di organizzare un controllo continuo e una coscienza continua. Questo è uno dei motivi per cui pensiamo che da una parte di costituire dei gruppi che lavorano su temi specifici, ma dall'altro di cercare di collegare tutta il potenziale democratico che c'è nella città di Venezia. Cioè a Venezia ci sono una quantità enorme di associazioni, ma tutte queste associazioni non si parlano. Do un esempio che per me è stato molto significativo. Nello stesso giorno e nella stessa ora davanti alla stazione c'era la riunione dei pendolari che protestavano per la situazione dei trasporti, dei treni, e dei genitori dei bambini che avevano le scuole non pulite. Ma erano nello stesso luogo, ma non si parlava, come se fossero due cose completamente incollegabili. Allora il vero problema, ed è quello che vorremmo fare, è di provare a discutere questo documento e questa riunione con le forme associative disgregate ma numerosissime e importanti che ci sono a Venezia. Il caso Poveglia è un simbolo sublime, diciamo, ma tuttavia anche questo è una dimostrazione che c'è un grande potenziale democratico ma che non sa trasformarsi in un progetto generale. Io volevo dire 3 cose. La prima riguarda il fatto che è un percorso aperto su cui evidentemente è molto difficile oggi immaginare lo sviluppo, e dipende quanto questo metodo, questa proposta politica riuscirà a produrre interesse, attirare attenzione e quindi a creare soggetti politici diffusi. Il problema non è qui di ricreare un soggetto politico, è di creare soggetti cittadini che riprendono in mano una dimensione politica. La seconda cosa che io penso sia altrettanto importante è la questione del governo. Il metodo di partecipazione nella costruzione, io sono molto d'accordo con quello che diceva Katia, che va applicato non in una logica consultativa ma deliberativa, mette al centro la questione del governo della città. Ed è evidente che oggi la vitalità associativa che c'è, e la capacità, le competenze, i saperi, le pratiche, non hanno riscontro, non trovano nella dimensione istituzionale e di governo non solo voce, ma capacità di trovare strumenti di governo.
Allora, io penso che questa sia la questione. La logica dei due tempi, la società civile e la società politica, è finita. Cioè, bisogna che sostanzialmente si ricostruisca un tessuto che sia unico su questo. Il terzo elemento, però, Maurizio, io voglio essere molto chiaro su. Io sono convinto che i percorsi di cambiamento sono lunghissimi e che quindi probabilmente, voglio dire, le capacità di cambiamento sono altrettanto lunghe. Però fare politica significa anche dare risposte di opportunità e di tempo, di qui e ora. Io non sono disposto, lo dico con molta chiarezza, a costruire un percorso che poi puntualmente si dissolve a dicembre del 2014, quando le macchine organizzative dei partiti si mettono in moto, perché sostanzialmente quella macchina organizzativa riuscirà a riilludere o a riilluderci che è possibile che loro assumano il cambiamento. Io su questo non credo più, lo dico con molta chiarezza, non credo che siano in grado di assumere il governo della città e che quindi siano in grado di ascoltare le istanze e di trasformarle in programmi. Faranno promesse, io sulle promesse non ci sto. Quindi io credo che su questo, senza oggi discutere e aprire un dibattito che rischia di essere molto falsato, lista sì, lista no, però se assumiamo il tema del governo andiamo fino in fondo e a capire cosa dobbiamo fare ognuno individualmente e collettivamente. Anche che sul blog di Fondamente trovate, va bene, non importa, sul blog di Fondamente ci sono tutte le interviste che sono state fatte a tutti i consiglieri che sono venuti qua di tutti i vari partiti, e, per cui abbiamo tastato un attimo il polso alla città anche dal punto di vista, con i consiglieri parlo, gli assessori non sono stati invitati perché non hanno potuto venire, i consiglieri ci hanno fatto capire che hanno veramente, per come è combinata l'amministrazione e la macchina comunale, hanno veramente pochissimo peso nelle decisioni che vengono prese in giunta, anche a causa dei vari commissariamenti che sono stati fatti negli anni. Niente, volevo dire, se volete guardare su Fondamente vi potete rendere conto de visu come anche sono venuti fuori certi discorsi che sono maturati adesso con questo appello. Grazie. Io volevo dire una cosa un po' provocatoria, ovvero il sistema di partiti non vive autonomamente da nessuna parte. Il sistema di partiti è, a parte che ha una sua storia ovviamente, no? Ma perché si riproduce e il campo delle promesse poi attecchisce sempre, o fino adesso, o in gran parte delle volte attecchisce? Perché c'è dietro un sistema delle lobby. Noi a Venezia qui ne abbiamo una esemplificazione enorme di questo, no? Del sistema delle lobby. E poi delle sottolobby, e poi dei gangli dove c'è il raccordo tra lobby e quella popolazione credula, no? Che poi dà ancora le cose. Questo sistema va mappato, andrebbe mappato, così come andrebbe mappato il sistema delle associazioni che non si parla, no? Che sono quelle che hanno tentato di erodere quel sistema di poteri, no? E di gestione, perché a quel punto è un potere gestionale quasi, no? Che si riproduce, andrebbe mappato anche l'altra cosa, perché altrimenti diciamo che il progetto diventa illusorio, diventa, no? Perché non hai la ciccia, non hai la carne su cui farlo costruire, perché non è pensabile così che si stacchi quel rapporto che esiste tra gangli, lobby e strati popolari o strati comunque di popolazione. Non è così. Può avvenire in qualche punto. Ecco, e qua, ecco, sull'idea di qualche punto forse dovremmo anche pensare se non mettere appunto un aspetto che possa essere dirompente, che possa essere catalizzante, perché tanti aspetti di altissima qualità non catalizzano, se non quelli che sono già catalizzati. Scusate il bisticcio, no, ma se non chi è già introdotto a quelle cose. Quindi un movimento che vuole rompere appunto un assetto dovrebbe trovare un punto di rottura in questa città, sapendo che la maggior parte è dispersa o
catturata da situazioni bloccate, impotenti. Quanta gente si sente impotente? La minoranza è strutturata e in maniera forte. Forte al punto che assaltano i palazzi quando succede, no? Abbiamo visto, no? Sotto le insegne del lavoro, tra virgolette, si può fare di tutto, anche scavare le vongole alla diossina, eccetera, eccetera. Ecco, era così, una suggestione che però mi sembra che dovremmo un po' anche tener conto. Sì. Posso chiudere fuori onda. È quello il problema di 100 anni. Quando si fa politica la si fa in certo modo, quando si fa movimento le cose non si incontrano mai. Agisci da subito, però sapendo che la strada è lunga, hai un progetto che non metti in campo subito, ma cominci a sperimentare, a studiare, a inventare i metodi, lo fai anche nella formazione delle liste, però devi farlo in maniera diversa, se no non vai da nessuna parte, perché ormai di partiti, partitini, di robe, o che ti distingui nella pratica, perché anche la gente ormai con le chiacchiere, la pratica vuol dire che riesci a sviluppare relazioni nel territorio diverse. Non è che quello lì lo fai subito. Proviamo. Le iscrizioni, e ho trovato moltissimi si sono iscritti e mi fa molto piacere, e molti mi hanno detto ci devo pensare, e trovo sia l'uno che l'altro un ottimo, diciamo così, un ottimo segno, perché molte di queste cose sono collaterali e ci piacerebbe stare in tutte, e quindi ci dobbiamo pensare, e alcuni invece hanno già scelto in maniera decisa. Come funzioneranno questi tavoli? Allora, i tempi non li decido io, li decidiamo insieme, ma raccolgo molto l'invito a che siano rapidi e ben organizzati. Le questioni di metodo che sono state sollevate, cioè come funziona il tavolo? Non è che viene lì uno che sa e racconta quello che sa. Secondo me lì la partecipazione deve essere davvero partecipazione, istruttoria dei problemi, circolazione delle informazioni, ma ascolto, soprattutto ascolto. E allora lì è il campo, secondo me, del metodo. E cominciamo da qui. Sono emersi una serie di altri temi, giustamente, non sono tutti qua i temi possibili. Io li ho segnati qua in maniera molto speditiva, ma siccome ci si scrive anche online e anche online ci si confronto. Si propongono i temi mancanti, ne abbiamo uno sulle nuove istituzionalizzazioni che bisogna, diciamo, istruire in maniera che sia quello sui giovani, i giovani giovanissimi, se ho capito, grandi strutture, piccolo commercio, l'ho sistematizzato così, ma mi sembra che tutto il problema del commercio sia assolutamente centrale in una città come Venezia e nei rapporti con la terraferma, per la terraferma. E poi comunicazione e informazione, altro tema di grandissima, anche raccordando quello che diceva ora su la necessità di sapere l'uno cosa fa l'altro, un gruppo cosa fa l'altro, un assessore cosa fa l'altro. Gli assessori futuri dovranno essere capaci di comunicare e di far sistema tra di loro, perché sennò non si esce mai dalle lobby, dalla... Dov'è quello della provocazione? Questo. Io sono convinta che questa questione delle lobby sia centralissima e che una mappatura delle lobby non sia difficile, purtroppo, sia abbastanza evidente, con un problema grossissimo che fa parte dei nostri temi, che molte di questi lobby non sono gestibili dal livello comunale, sono lobby che ci viaggiano sulla testa, quindi la politica che bisogna tirar fuori da qui è una politica che deve avere agganci e capacità di trasformazione di tutti i livelli, da livello nazionale, forse anche internazionale, a fino a livello comunale. Ed è una partita che certo la legge speciale si appresta, ma certo, non così semplice, su cui forse dovremmo riflettere di più. Grazie. C'è qualcun altro?
Quindi, non lo so, se vogliamo, diciamo, cioè, possiamo dire direi due cose operative. La prima è fondamentale far conoscere questo appello. Quindi l'idea che ognuno di noi si faccia promotore contattando amici, conoscenti, in modo che quantomeno sappiano che esistiamo, credo sia fondamentale. Con anche qui tutti gli strumenti, dal parlarne allo scriverne a permettere alle persone di andare a visitare il sito. Questa è la prima cosa. La seconda, che i coordinatori dei tavoli propongono delle date a brevissimo di riunioni. Io penso, non voglio fare uno spot alla Casa dei Mori, però è importante questa cosa. C'è un problema oggettivo anche di spazi fisici in città, di spazi fisici non condizionati e aperti. Allora, abbiamo una piccola ricchezza, abbiamo uno spazio che possiamo gestire noi e decidere noi come occuparlo, quindi credo che sia molto importante che questi tavoli si attivino subito e che quindi i coordinatori invitino. Mi sembrava che c'era stata un'idea di indicazione, no? Non c'è stata, no. Prendiamo il primo della lista, non lo so. Ci vuole uno che comunque faccia da riferimento. Intanto si devono ancora formare. Sì, però con tempi rapidi, nel senso che è bene che partano, siamo a maggio. La riunione prossima ogni gruppo dice quello è il coordinatore. Chi convoca la prima riunione? Ovviamente la scommessa è anche questa, insomma, perché poi parliamo di ripopolare la città, ma probabilmente per ripopolare la città dobbiamo mettere anche a disposizione non solo i servizi, ma anche forse la cosa essenziale che è il lavoro. E quindi la terraferma su questa ha una potenzialità gigantesca e quindi sta a noi quella di riuscire ad incidere su, lo diceva prima, insomma, su lobby che in terraferma sono fortissime, insomma, no? Penso a tutta la zona, Stefano, del quadrante di Tessera, sulle speculazioni quadrante di Tessera, di Veneto City, eccetera. Quindi la grossa scommessa secondo me è questa, quella di uscire un attimo, di riuscire a fare questo passaggio che sembra così difficile del Ponte della Libertà per arrivare ad una realtà. Si diceva prima, concordo, anche in prospettiva di città metropolitana, le due parti che si completano l'una con l'altra, magari non sono d'accordo sulle due parti rigide, però vabbè, magari su questo si potrà discutere. Però voglio dire, ecco questo, cioè, la funzione di Mestre della terraferma non può essere più quella di vivere di riflesso a Venezia, deve avere una propria identità ben precisa. Io sono d'accordissimo e anzi pensavo che i primi luoghi in cui dobbiamo discutere questo documento sono Mestre e Marghera piuttosto che qua, naturalmente. Quindi cercheremo di fare un calendario terrafermicolo, diciamo. Grazie.